Ciao a tutti ragazzi, oggi torno con una nuova haul, vi faccio vedere velocemente quello che ho comprato nell'ultimo periodo. Ho comprato poca roba e alcune delle cose me le hanno inviate. Bando alle ciance, incominciamo subito. Allora, incominciamo con H&M. Ho comprato questi pantaloncini che ho già usato e sono semplicissimi in tuta, ma sono uno dei migliori acquisti dell'ultimo momento perché li puoi usare il pomeriggio, li puoi usare la sera magari con un body carino. E ho comprato, che andava insieme, sembrava che andassero insieme, questa giacchettina sempre in tuta, c'è la cerniera, due tasche, è cortina, un po' larghina, sportiva, carina. Tutto Ina, 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 Ina. E vi faccio vedere qualcosa che ho comprato da Pull&Bear. Questo l'ho comprato quando sono andata in Italia ed è un toppettino con questo dettaglio qua al centro, molto carino. Ho già usato anche questa. E ho notato anche una cosa: quando sono andata in Italia mi sono accorta, comunque con le conoscenze che ho adesso dell'inglese, che tutti dicono pull and bear, ma non è pull and bear, pull and bear. Ora lo so, sono felice. Poi c'è Ramwe che mi ha inviato qualcosa. È questo completino. Questi sono dei pantaloncini a vita alta. Questo qua è veramente carino. La qualità è tipo Primark. La parte sopra è scollata davanti. Ci sono delle corde che devi legare e ci fai un fiocchettino carino dietro. E l'unica cosa è che la spallina qua cade un po' ogni tanto. Quindi, cioè, non so, magari sono io che sono piccolina, magari se sei un po' più grossa ti sta, non ti cade, però a me cadeva purtroppo. E poi sempre da Ramwe ho preso questo vestitino color khaki al tubo. Non è niente di speciale, è qualcosa di molto semplice, come se fosse, diciamo, materiale di un maglione, quindi sì, è estivo, però comunque tiene un po' caldo. E passiamo a Boohoo, che se non sapete è un negozio online inglese molto cheap e ragazzi veramente lì trovate tutto, che la qualità non è il massimo, ma sul serio quando cercate qualcosa su Boohoo lo trovate per forza. E ho comprato, stavo cercando disperatamente un toppettino proprio a reggiseno, modi reggiseno, ma sono quei reggiseni che comunque li metti fuori e l'ho trovato. Il materiale è jersey. Passiamo a Primark, che ho comprato delle pochettine. Allora, una è questa qua con su il pappagallo. Queste tre pochettine, che però la figata è che vengono insieme, in pratica le puoi attaccare così. Faccio vedere adesso. Ci sono i bottoni, sentite, clic clic. Però puoi usarle sia individualmente, quindi le stacchi e ne usi una, oppure le attacchi. Attacca, attacca, attacca. Passiamo, aia, 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 aia. Un negozio online che si chiama Nastigal. Non gode di buona fama, sinceramente, questo. Però io non lo sapevo, quindi ho fatto l'ordine, ho piazzato l'ordine lì. Mi sono detta, ma sì, dai, cioè le cose sono carine, che sono realmente carine. Poi dopo sono andata a vedere le review del negozio e tutti dicevano, lo scam, non compratelo col negozio, è uno schifo, non vi arriva la roba. Non... Ero disperata, però alla fine la roba mi sono arrivate queste scarpe qua, che sono tipo Timberland, so, non sono estive assolutamente, però cioè io le ho usate per ballare, comunque le userò quest'inverno e quest'autunno, no? A me strapiacciono, ho intenzione di comprarle uguali, identiche, ma bianche, sapete che stile? Bianche. Passiamo al globo. Ho comprato queste scarpe e hanno questa corda qua, vedete, che si allaccia intorno al polpaccio, arriva fino al ginocchio. Una figata assurda, mi piacciono tantissimo. Scommetto che sono comode perché hanno il plateau e poi hanno il tacco a blocco. Passiamo agli accessori. Questo choker, io sono un'appassionata dei choker, li amo. E questo qua è a rete, guardate com'è, a rettina così. Lo vedete com'è? E l'ho preso da Topshop, se non sbaglio. Ultima cosa, ho preso queste ciglia finte. Sono della Ardell. E siccome io non so mettermi le ciglia finte, non me le sono... Cioè, me le mettevo anni fa, però non me le mettevo bene. E tipo mi mettevo quelle trasciate con i diamanti sulla banda. Ma dove andavo quella roba lì? Vi lascio tutti i link in descrizione di tutto quello che ho comprato, almeno quello che posso. Se sei iscritto al mio canale, controlla se sei iscritto al mio canale, perché se non sei iscritto, vuol dire che ti devi iscrivere. Dai, iscriviti.